Ragazzi, vi avevo anticipato che sarei andato in televisione. Adesso vi do un'anteprima. Sei agitato per l'intervista di questa mattina? Assolutamente no. E dopo dove ci vediamo? Su Rete 8. Approvato! Occasioni. Siamo a Villanova di Ceppagatti per raccontarvi la storia di un imprenditore, Carlo Angelozzi, che è qui vicino a me. Un imprenditore partito da zero e che è riuscito a creare tutto questo. Signor Carlo, sì. Com'è nata la sua storia imprenditoriale? La mia storia imprenditoriale è nata abbastanza tempo fa. Ho ereditato da mio padre questo genere di lavoro. Poi con gli anni ho proseguito io, sono arrivato ad avere queste cose qua. Ecco, di cosa si occupa la Tecnoccasioni? Di attrezzature per la ristorazione, bar, pizzerie, gelaterie e tutto questo genere qua. Quando aveva 16 anni che ha iniziato a lavorare, immaginava poi di poter realizzare anche quelli che sono stati i suoi sogni? No, non l'immaginavo, però avevo fiducia in me stesso e lavorando sodo, molto sodo, sono arrivato ad avere un discreto... Io direi un successo. Un discreto successo, sì. Approvato! Qui c'è un'ampia esposizione, sì. Voi vi occupate sia del nuovo che dell'usato. E che dell'usato, esatto. Di attrezzature, come diceva in lei. In generale. In azienda ha inserito anche parte della sua famiglia. Sì, poi in azienda piano piano, con l'avvento di queste nuove tecnologie social, cioè che io non è che sia. Ma adesso ci arriviamo, un genio social. Su questo. È entrata a far parte dell'azienda mia figlia Silvia, i miei nipoti Mattia e Simone e in ultimo un'altra mia nipote Alicia. Ecco, quanto è importante avere proprio una famiglia compatta alle spalle per poter andare avanti, soprattutto in periodi insomma molto diciamo anche difficili che riguardano tutta l'imprenditoria in generale. Per me la famiglia è stata sempre al primo posto, sia sotto il profilo ovviamente affettivo che lavorativo. Ho sempre creduto nella mia famiglia, ho avuto accanto una donna straordinaria che è mia moglie, che mi ha permesso di effettuare tantissime cose. La famiglia è tutto, sia sul lavoro che sotto il profilo affettivo. Ed è stato molto importante per poter espandere questa azienda che oggi è quello che è. Lei prima ha parlato dei social, sì. E adesso proprio qui la voglio, perché sì. Ultimamente lei si sta dedicando a destra sì. E manca a fare sì. Dei video, sono sì. Molto simpatici e anche sì. Seguiti. Sì. Chi l'ha spronata? Allora, la promotrice è stata mia figlia insieme ad Alicia, mia nipote, che io, ripeto, ancora, cioè, non ne ero all'oscuro totalmente. E mi hanno coinvolto in questa cosa, anche perché anch'io, dall'alto della mia età, capisco perfettamente che oggi i social, tutto ciò che internet ci vuole, perché ci vuole. E loro mi hanno coinvolto e mi sto anche divertendo, non è che... No, si diverte perché poi è un modo di concludere che non lo diciamo adesso, lo diciamo dopo, sì. Come conclude lei sì. I social. Adesso però vogliamo mostrare qualche attrezzatura particolare che lei ha in questo ampio capannone? Signor Carlo, allora da questa parte ci sono più che altro attrezzature usate? Sì.
qui è diviso, diciamo, in due parti. Qui abbiamo tutta il settore dell'usato revisionato e con una garanzia anche sull'usato. E questo è un punto di forza? Questo è il nostro punto di forza, dove diamo delle garanzie, diamo tutto, perciò. E ci abbiamo tutto, dalle cucine, friggitrice, cucine, lavastoviglie, forni, macchinari, eccetera, eccetera, eccetera. E da questa parte? Mentre di qua andiamo e qui abbiamo un reparto, diciamo, del nuovo. Abbiamo delle buonissime ditte dove ci riservano degli sconti particolari e qui vediamo forno 4.0. Qui la tecnologia è la tecnologia è sul forno, qui si può fare tutto ciò che si vuole. E poi ritorniamo sugli armadi, forni pizza, i tavoli pizza, tutto ciò che serve per allestire un locale anche tutto nuovo, dall'arredamento fino alla porta d'ingresso. Ecco, parliamo proprio di come voi andate ad allestire questo locale, no? Tutti i passaggi, perché ovviamente c'è una fase progettuale. Progettuale, sì. Beh, noi allora il cliente giustamente arriva, chiede un preventivo e incominciamo a partire dai progetti iniziali, dove mia figlia e mia nipote sviluppano in base alle esigenze del cliente, certo. E si parte. Una volta effettuato tutta la parte progettuale, iniziamo con la fase di esecuzione. Cominciamo a fare dei sopralluoghi, dove andiamo, vado io o mia figlia con i tecnici, vediamo il tutto e incominciamo a sistemare. Man mano che andiamo avanti sistemiamo il locale fino all'esecuzione totale del e alla soddisfazione del cliente, perché ricordiamo, cioè, un altro punto di forza è l'assistenza anche dopo la clientela. Questo fa anche la differenza di una vendita online quando si comprano. Brava, molto esatto, perché l'assistenza per noi è fondamentale. Perché vendere sarà anche facile, acquistare sarà pure facile, però il cliente deve avere la sua assistenza. Io lì in fondo abbiamo 4 tecnici, frigoristi, tecnici del gas, elettricisti, tecnici dei prodotti a gas, eccetera, eccetera. Perciò l'assistenza per noi è un punto di forza, esatto, sì. E non avete clienti solo in Abruzzo, perché la grandezza poi della sua azienda porta anche a vendere oltre l'Abruzzo e oltre l'Italia. Sì, infatti abbiamo venduto diversi prodotti, cito delle nazioni, in Argentina, in Colombia, addirittura abbiamo venduto delle vetrine per il gelato in Scandinavia, dove fa meno 18 meno 20, andiamo in Europa, principalmente in tutto il mondo. Si spazia in tutto il mondo. E un'altra caratteristica che mi ha colpita tanto è il monitoraggio che voi praticate quando fate una spedizione. Sì, noi la spedizione la seguiamo dall'imballo fino alla partenza e la seguiamo anche durante il tragitto del collo sui social, sui siti apposta delle spedizioni. Certo. Si pensa anche al futuro, lei sta lavorando su un altro sogno, su una bellissima idea. Sì, infatti il progetto che stiamo lavorando si chiamerà In Cucina con Carlo. Cosa significa In Cucina con Carlo, visto che Carlo sarà lei? Sì, sarò io. Significa che verrà allestito un set dove ci saranno tutte le attrezzature e noi inviteremo degli chef di fama nazionale ed anche internazionale. Inviteremo anche dei ristoratori, io condurrò e il tutto andrà anche sui social. Allora, concludiamo questa bella intervista, questa conoscenza del signor Carlo in famiglia, diciamo così, no? Visto certo. La signora Silvana. Certo, ci seguiamo e seguo mio marito nella sua attività da 50 anni, con vari sviluppi e ha una grandissima esperienza.
che poi con i figli e i nipoti è andata sempre di più ad evolvere, arrivando fino ai social. E quindi, come diceva lei, la famiglia è importante. Infatti la famiglia è importante dalla nascita fino alla fine, insomma. Ma vogliamo concludere come lei conclude i social? Sì. Come? Approvato!